Quello che Buenos Aires si appresta a vivere non è di certo il miglior capodanno che si ricordi. L'eccezionale ondata di caldo che negli ultimi giorni ha investito l'Argentina e in particolare la capitale, con punte di 44 gradi, ha visto aumentare esponenzialmente l'uso di condizionatori e causato centinaia di blackout. Sono 80.000 le persone rimaste senza corrente elettrica e acqua potabile. Da giorni i lavoratori del settore pubblico sono stati invitati a restare a casa per evitare un aumento dei consumi elettrici. Ma l'emergenza in atto ormai da una settimana non accenna a diminuire e allora la gente si riversa nelle strade e protesta bruciando cassonetti dell'immondizia o improvvisando rumorosi picchetti lungo strade e ferrovie. Il sindaco della capitale ha dichiarato lo stato di emergenza, dando la colpa alle imprese che gestiscono la fornitura di elettricità, su tutte Edesur, filiale di Endesa, controllata dall'italiana Enel.